もげげ、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 perché sono su Mogeco Castle, nonostante stia facendo probabilmente già altri giochi insieme? Allora, prima di tutto mi tolgo le cuffie perché il volume del menu è veramente alto, anche se l'ho abbassato. Sono qui perché volevo giocare a sto gioco, poi si è messo in mezzo Mario Music Box tradotto in italiano, però mi sono detto, non ho voglia di fermare, di rimandare ancora una volta Mogeco Castle perché è da una vita che lo sto rimandando, quindi giochiamo a Mogeco Castle e andiamo avanti. Quindi è per questo motivo che ho messo leggermente in pausa Wada Noara, non è fermo ma l'ho messo in pausa. Quindi, iniziamo Mogeco Castle, che tra l'altro non c'è volume o... Vabbè, che tra l'altro è anche dello stesso creatore. Quindi, start! Sempre Deep Sea Prisoner, sempre lui. Anche in giapponese me lo dici, grazie. Attenzione, questo gioco contiene alcune scene violente di magia fantastica, siete stati avvisati. Che bello! Sono, non vedo l'ora di iniziare questo gioco, perché tutti me ne parlano e non so che quando... Mi dicono che è pervertito come gioco, ma non so che cosa sia effettivamente. Ah, eccolo un moghecchiettino giallo. Sì, so che quelli sono i moghecchi, so giusto due o tre cose in croce. Ehi, non riesci a dormire? Avevo voluto una medicina? Sì, lui ha una voce così. Ah, capisco. È tutto bene, sono qui. Spero che la prossima volta andrà meglio. Ah, lo so. Oggi ti leggerò una storia. Di che tipo, ti chiedi? È molto divertente. Triste, violenta, pervertita. Quel tipo di storia. Già amo questo gioco. Penso che ti piacerà molto. Soprattutto per pervertita, soprattutto per quello. Bene, allora, cominciamo. Ho mancato il tasto spazio. Con quanta vergogna ho mancato il tasto spazio, madonna. Ah. Comunque il volume è altissimo, gente, è altissimo il volume. Non ho preso una bottiglietta, vabbè, soffrirò e farò senza. C'era una volta una liceale. Il suo nome era Yonaka. Un giorno, lei prese il treno. In ogni storia c'è sempre un treno. Sempre. Fateci caso, gente, in ogni storia c'è sempre un treno. Quelle due laggiù che sono di Pansy e Stockings? Vabbè. Devo tornare a casa. Oggi è il giorno. È il giorno. E mio fratellone torna a casa. Perché lei mi sembra di averla vista? Boh, da qualche parte. Quindi, devo tornare a casa velocemente. Ci sto mettendo troppo. Mi manca molto. Sì? Comunque ho visto che non è infinito il gioco e quindi sarà breve. Controlli base. Menu X. Sì. Ah, per camminare shift? Perché c'è una carota lì? Ok. Oggetti. Il disco elastico, cosa c'è? Questa persona è uno studente verificato di questa scuola. Secondo anno, classe terza... Terza I5, boh. Yonaka Kurai, scuola superiore, Yaboshi. Bello. Salva. Data 1, vai. Ho salvato? Sì, sul treno addirittura. Mi dice anche sul treno. Wow, non treno, proprio sul treno. Cioè, capite da quello che è bello. Peperoncino. No, aspetta, ora voglio... Inizia già no sense. Piccante, piccante, piccante. Perché ho un peperoncino nell'inventario? Perché ho un peperoncino nell'inventario? Le porte sono chiuse. Ma io voglio andare a sinistra. Ma io voglio andare a sinistra. Vabbè. Queste due? Ragazza con occhi senza vita, va. Odio i treni. Ragazzo di capelli appariscenti invece, bro. Cioè, ragazzo con gli occhi spenti e capelli appariscenti. Non odiavi gli autobus? Autobus? Quelli sono ancora peggio. Sono sempre così soffocanti. Alzo la mano, amica mia. Allora, cosa ti piace?
Le bici! Sono stancanti. Ah. Va bene. Manca un po' la stazione successiva. Dormire fino ad allora? Sì. Dormiamo. Tanto so che già dormendo ci ritroveremo nel mondo dei mogheghe. Però... Ah, comunque ve lo dico subito, non so quanto durerà questo video e non ho la minima idea. Ah! Ah! Beh, miglior dialogo di sempre. Ultima fermata! Mogheko! Ah? Mogheko! Cosa? Cosa? Aspetta! Che... questa stazione? Eh? Ah, ok, menù anche onesco, molto bene. Salva! Quanto sono? 5 minuti anche se c'è il contatore di Bandicam. Però cazzo, vai! Quanto casa la soundtrack? Ok, ecco. Da quando esiste questa stazione? Mogheko, non ho mai sentito parlare! Un distributore automatico. Ma io non ho yen, se non sbaglio. Non ho yen. Cosa dici? Magari dici non hai yen. Non è abbastanza soldi. Aspetta, se io lo faccio di nuovo? Secondo me tipo c'è un easter egg. No. Ah, ok, solita cosa. Neanche un solo controllore? Che siano nei paraggi? Ma seriamente, non ho mai sentito parlare di questa stazione. Beh, per ora, credo che darò un'occhiata più avanti. Fai la pace con prosciutto. Ecco di che cosa parlano tutti quanti, prosciutto di mogheghe. Ho paura. C'è un buco nella recinzione. Associazione pasta e peperoncino. Stiamo reclutando membri. Vuoi diventare un peperoncinista? Che cazzo sta succedendo? Che tipo di gruppo può essere questo? Già sto amando sto gioco, C'è un buco nella recinzione. Un pezzo di carta. Miglior guida alle ragazze delle superiori. Ok. Dall'1 al 31 di ogni mese è il prosciutto day. Mangia un prosciutto per la pace del mondo. Pace cosmica, serenità perfetta, l'impermanenza di tutte le cose. È ogni giorno. Prosciutto, gente. Buco nella recinzione. Sì, sto esaminando tutto io. Grande vendita di prosciutto. Grande vendita di prosciutto. Grande vendita di prosciutto. Grande vendita di prosciutto. Tutti possono mangiare gyoza. 800 yen allora. Usufruisci della fornitura ininterrotta di gyoza. Questo è prosciutto di sicuro. Prosciutto! Sì! Oh mio Dio! No, ti prego! È prosciutto! Perché? Ma perché? Prosciutto degli dèi, supera tutto in questo mondo. Io sto già amando questo gioco, già lo amo. Vai. Oh mio Dio, rideremo tantissimo. Conosci te stesso, come io conosco il prosciutto. Sì, ok, ora basta i buchi. Il cuculo non canta, quindi uccidilo e griglialo. Questo sicuramente lo mostrerà. Incontro sull'enorme antincendio. Appicchiamo incendi insieme. Partecipare è gratis. Pitpsv. Porta il tuo potere e sputa fuoco. Ah, piromani del mondo. Piromani del mondo. Ci sta. Gira e va. Dove si fermerà? Mogheko Castle. Ovviamente, roll credits. No, perché adesso... 3 chilometri? Vabbè, Mogheko Castle, alcune lettere sono sbiadite. 3 chilometri mi devo fare per quello lì? Alle spalle indolenzite, mal di schiena, noi raccomandiamo prosciutto! Prosciutto tutto! Wow! Così devi dire soltanto wow! Ho la sensazione che qualcuno mi stia guardando, qualche mogheko pervertito? Ciao! Eh? C'era qualcosa?
Sarà la mia immaginazione. Ah, ok, lo ridice, lo ridice. No, no, verrai fra poco stuprato da migliaia di mogheghe. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sono prosciutto day. Mangia prosciutto, delizioso prosciutto. Chi sarà stato ad attaccare questi strani manifesti? Quanto potrà mai piacere il prosciutto? Davvero, non ho parole. C'era una mappa di fortuna, forse, ma Yonaka non può leggerla. In che lingua sarà? Ah, è una mappa, ok. Voglio chiosa, è scritto con il sangue. Bello, bello. Foresta Mogeko. Facciamo quella recensione. Foresta Mogeko, sai, sì. Tutti posti tranquilli, Mio Dio, la soundtrack. Questo posto è strano. Perché sono finita qui? Dovrei tornare indietro. Che cazzo? Ah, un mog che è? Quello è un peluche? Ma sì, è un peluche. Ma che? ha detto ma che se non sbaglio. Ma che? ha parlato. Sì, posso parlare, ma che? Sei molto carina, eh? No, lui forse è quello di prima, quindi sei molto carina, eh? Cosa? Una ragazza delle superiori, giusto? Mojtans ama le ragazze delle superiori. In che senso? Ma che? Ehi, ragazzi! Oh no. Quanti sono? Non dirmi che verrà stuprata, ti prego. Già questo gioco è perverso, ma non mi dire verrà stuprata. Ma che? Ma che? No, mi vogliono stuprare davvero. Ma che? Oh mio Dio, non dirmi che mi voglio... No, mi... Vuoi divertirti un po'? Con Mogetans? No, qualcosa dice vogliono stuprarmi davvero. Tranquilla, servo gentile per la tua prima volta. Mi vogliono stuprare davvero! Sì! Corri, non fermarti! Oh mio Dio! Non oso immaginare Game Over cosa possa essere! Non oso immaginare cosa possa essere il Game Over! No! Il Game Over deve essere una cosa orribile! No! Ti prego, corri Yonaka, non ti fermare per nessun motivo! Anche se sono curioso di sapere cosa potesse essere il Game Over, però vabbè. Se ne sono andati? Oh, questo è un sogno? Io avevo preso il treno per casa, non è così? Tutto questo è solo un sogno, non è successo nulla di strano. No, se volevi... Stavi solo per essere stuprato da un branco di Mogeko, quindi... Che sta succedendo? Perché mi viene a ruttare se non bevo nemmeno? Io non capisco, non posso stare qui a perdere tempo. Il telefono non prende comunque. Avevo un telefono. Bello. Ma se torni indietro, quelle cose gialle, quei Mogeke... Sì, e poi cos'erano quelle cose? Erano dei Mogeke... Gatti? No, potevano parlare. Cos'è tutto questo? Questo posto e quelle creature? Hanno provato a catturarmi. Perché? Cosa avrebbero fatto dopo? Ti avrebbero stuprata, me lo dice qualcosa. Conoscendo Deep Sea Prisoner ti avrebbero stuprata. Cosa dovrei fare? Ora devo calmarmi. Respira. Accidenti. Cos'è questo? Quello. È il castello Mogeko? È il castello Mogeko, me lo dice qualcosa. Oh, è un castello enorme. No,
Non ho mai visto nulla del genere. Davvero? Dove sono? Che strano design. Ci sono delle luci accese. C'è qualcuno e ci vive? Mi sono tolto una cuffia? Possono dirmi la strada per casa? Non credo. Ma con tutto quel che ho visto finora, quel castello e i suoi residenti. Però non posso stare qui, quelle cose gialle potrebbero tornare. Probabilmente non saranno all'interno. Suppongo che vado a controllare da fuori. Sì. Anche se continuo ad avere un bruttissimo presentimento. Posso muovermi? Salva. Sì, salva, dai. Non ho voglia... Che tanto che io sappia, questo gioco dovrebbe avere più finali che io sappia. Sangue? È un classicone. C'è qualcosa più avanti? Un mogeco? Che schifo. Sto diventando matta. Solo... Che sta succedendo? Io sto avendo un incubo. Sembra essere morto. Perché sei arrivati a questo? Qualcuno l'ha ucciso? Chi? Aspetta, e se usassi il prosciutto? No, niente. Pensavo magari usando il prosciutto si riprendeva, che ne so io. Conoscendo la logica dei giochi di Deep Sea Prisoner, sai. Altro prosciutto. Perché ho così tanto prosciutto? Non ha senso! Mogeco Castle. Ok, vabbè. Ok, vabbè. Abbandonate ogni speranza voi che entrate. Che belle cose, dai. Ha fondato Mogekekeke. Mogetan è il migliore. Mogeke. Ah, ma posso vedere. Fa arrabbiare Mogetan e ti taglierò la lingua. Moge. Ah, guarda solo Mogetan. Ah. Non mi importa nemmeno, Moghe. Hai un aspetto delizioso. Voglio di più, di più. Allora posso esaminare anche quelle altre cose. Queste. La statua sembra sorridere. A me sembravano tutti la stessa faccia, vabbè. La statua sembra sorridere. Vabbè, vai su. Tanto sassai. Stai venendo? Stai vedendo? In che senso? In che modo devo recepire questa frase io? Sì. Questo è il momento di tornare indietro. Ma non mi dire, Sherlock. E non posso andare in diagonale, che bello. Punto di non ritorno. Sei sicura? Non ricordi? Vabbè, immagino di dover entrare per forza. Non ho ancora visto nessuno. Veramente c'erano due moghe fuori, però... Ci sono un sacco di statue strane però. Oh, è qualche tizio galleggiante. Ah, allora hai visto. C'è qualcuno che vive nel castello? È veramente inquietante. Questa è l'entrata, giusto? Yonaka forzò l'apertura della porta e sentì come se del vento la risucchiasse dentro. Era troppo buio per vedere qualcosa all'interno. Vai dentro il castello? No, allora non mi dire che... Almeno moriremo, dai. Questa stella è spaventosa, almeno vedremo come sono le morti del gioco. Ma non c'è nessun altro posto, penso di dover provare. Questa sarebbe violazione di domicilio? Finché sono educato. Permesso? Piano 1, benvenuto al moghe... Ah, le mie orecchie. Ok, come mai piano 1 perché il gioco si divide in più... Aspetta. Non lasciarmi indietro! Ma questo qui era Raghi! Ma era Raghi! Bellissimo! Quindi tuo fratello era Raghi! Vabbè, Madotsuki e Raghi sono fratello e sorella, bene. Scusa, Yonaka, scusa.
Accidenti, cammini così veloce. Beh, quando inizio a pensare, lo sai. Pensavi ancora? Sì, ero così preso dai miei pensieri che non stavo prestando attenzione a ciò che avevo davanti. È pericoloso. No, non dovrei più preoccuparmi, finché sei al mio fianco. Oh, ora che stai dicendo? Andiamo? Ok. Quello era palesemente Araragi di qualche Monogatari, era palesemente lui. Ah, hai testato il Mokikikike! Fammelo esaminare, ti prego. Questo è l'astello. Cos'è questo posto? Un Mokikikike gigante! Quello sarebbe... arte? Aveva una brutta sensazione, ma questo potrebbe essere... Sono chiusa dentro! Mokikikike, benvenuta! No! No! Benvenuta al Mokikikike Castle! Sì, ormai ho cambiato voce, visto che la vocina è Mokikikike, quindi sarà così. Buonasera, cara Yonaka! Perché conosci il mio nome? Il mio nome è Mogecko. Io so tutto di te. Forza, giochiamo! In senso sessuale! Oh mio Dio, no, ti prego, non dirmi che finirà come penso. Scappa! Mogecko. No! Mogetan va per primo! Ah, aspetta, chi va per primo? Ah? La prima volta di Yokatan sarà con me! Eh? Eh? Che cosa? Ah, sono mille mila Mogecko che stanno parlando insieme, ok. Togliti, pezzente! Stai zitto! Vaffanculo! Vaffanculo! Oh? Qui parte la guerra! Pensi che sia un gioco? Io ti ammazzo! Oh sì? Forza! Tu pezzo di merda! Cosa sto giocando? Mokikikike. Oh, perfetto, forza. Ah, muori. Oh sì, sei carne morta. Funzione. Mokikikike. Vuoi morire, piccoletto? Ti ammazzo. Ah, ti farò pezzi. Oh. Dov'è Yonaka-tan? Mokikikike? Tutti quanti. Oh. Quanto sto già amando sto gioco? Che devo fare? Beh, devo andarmi qui. Questo è sicuro, devo cercare un'uscita. Alto prosciutto! Preso prosciutto. Ah. Salva. Salva. Sempre salvare. Vai. Wow, questo posto è grande! No, non devo pensare a questo, cosa dovrei fare? Questo è davvero l'ultimo posto in cui sarei dovuto andare! Non ero sicura dove andare, ma non c'era ragione per... sono così stupida! È inutile piangere adesso, devo concentrarmi su trovare un modo per andarmene! Ah, cosa dovrei fare? Questo è un sogno? Posso svegliarmi adesso? Naturalmente, questo è successo quando dovevo tornare a casa velocemente! Riuscirò a tornare a casa? Sì. L'ingresso non va bene. Forse posso uscire da qualche altra parte. Guarda un prosciutto! Secondo me in base a tutto il prosciutto che ottengo, tipo mi dà un finale, secondo me. No! No! Dovevo controllare prima, lo sapevo. Nasconditi! Dove? Sono morto, lo so perfettamente. Ti vedo. Mi ha stuprato. Davvero? Qualcosa mi dice che mi ha stuprata così. Qualcosa mi dice che mi ha stuprato. Cazzo, c'è l'opzione continua. No, ma voglio... No!
Perché non si è mosso? Ah, l'ha fatto, ok. Dove ti sei nascosta, Yonaka-tan? Non avere paura, vieni fuori. Se solo la febbre da fieno non mi avesse chiuso il naso, riuscirei a trovarla. Oh, beh. A Moghetan basta usare questo radar portatile. Cosa? Il radar portatile per ragazze delle superiori? Che senso ha? È rotto! Come? L'avevo usato proprio ieri! Mi stai vedendo in giro? Ah, è così ingiusto, perché? Oh, ho lavorato così tanto a costruirlo! Costruirlo? Boh, ho lavorato notti intere per farlo! Povero Moghè! Bene, vuole dire che distruggerò l'intero castello! Troverò il suo corpo tra le macerie e poi giocherò con lei! Il castello può essere costruito velocemente, il suo cadavere andrà comunque bene! Che cazzo sto giocando? Ok, ora devo rilasciare il mio potere! Cosa? Ah! Oh mio Dio! È l'ora di cena! Avrei dovuto controllare di là, lo sapevo. Oh mio Dio, salva! Salva! Sembra che ti stia guardando. Sembra che ti stia guardando, ok. Eppure... Amazon! Amazon! Ma dai! Di qua non ancora. No, devo andare per forza di là. La cosa non mi piace. Non mi piace. Yonaka forzò l'apertura della porta e guardò attraverso. Cosa sta succedendo? Delizioso, delizioso. Vai, prosciutto. Delizioso. Di più, di più. No, prosciutto, no vita. Delizioso, il prosciutto è delizioso. Il salmone è così buono. Anche le patatine, mo che... Oh, Lord, Lord prosciutto! Che cazzo! Il menestrone è il sangue di Dio! Delizioso! Ma che? Delizioso! Nessuno deve interferire con il nostro pranzo, specialmente le chiamate telefoniche! Delizioso! Delizioso sushi! Il cibo gustoso rende Moghetan felice! Cosa succede? Che gioco ho pescato! Una nota! No, voglio andare... C'è delle lettere su pavimento. A chiunque venga questa lettera, se stai leggendo questo, sicuramente mi sarò già andato. Questo castello è pericoloso, devi trovare una via di fuga. Ma va? Se non lascerai questo posto, se non riuscirai mai a sfuggire ai Moghecco. Loro sono insistenti. Stranamente non importa di nascondere, escono sempre a trovarmi. Nascondersi e nascondersi e nascondersi. Mi trovano sempre velocemente. E io ne uccido, uccido. Ma non finiscono mai. Arrivano uno dopo l'altro. Queste sono un'ipotesi, ma forse loro sono... Si riproducono per scissione. Se me stiano tornando di nuovo, so che non ma scapperò, almeno finché riuscirò a muovermi. Avrei voluto dare un ultimo addio a mia figlia. Mi dispiace di aver fallito come padre. Ti voglio bene, Olivia, papà. Ah, quindi è un uomo. No, quindi Moghecco stuprano anche gli uomini. No! No, la rilegge, no! Non volevo! Ah, ora posso vedere. Che cazzo! What the fuck? What the fuck? Sicuramente morirai, ma vorrei lasciare la sua follia. Sì, facciamolo. Game over. Il corpo di Yonaka venne avvolto dall'oscurità. Sì. Se non è un game over. Cosa? Per cosa sono venuta? Perché sono qui? Chi? Sono io! Io! Io sono... Yonaka divenne tutt'uno. Eh? Con l'oscurità del Moghecco Castle. Ah! Ok, bellissimo come Joe mi ha detto... Ah! Vedendo uno assimilazione. Ah, ok!
Ho già beccato un bad end. Ho già preso un bad end. What the fuck? What the fuck? Che cazzo è quell'affarino? Bello, però come John mi abbia detto, sicuramente morirai. Che cazzo? Cosa sta succedendo? Un po' mi sono persa qui. Un po' vorrei davvero piangere. Eh? Da questa parte? Ah, ora sento le voci! Ormai sono condannata! Urla, tanto lì non ti sentono. Ti aiuterò! Eh? Vieni da questa parte! Chi? La voce mi viene da quella direzione. Allora, aspetta. Non puoi passare qui, ok? Ah, loro sono bravi. Loro non mi stuprano. Bravi. Questi sono bravi. Una pianta è orativa. Sembra che si sta guardando. Ah, ok. E da queste parti nulla? Ok, allora immagino che tutte le statue ormai dicano ti sembra si stia guardando, quindi... Vedi qua! Ciao signorina, benvenuta! Ma quella giù è la ragazza di Penti e Stockings o mi sbaglio? Oh, Wada Noara! Ho visto Wada Noara! E la ragazza di Grey Garden, che anche lì lo volevo giocare. Perché? Non deve aver paura di me, non voglio farti del male. Preferisco di gran lunga sedermi qui e bere semplicemente del tè, come vedi. E non preoccuparti, gli altri Mogeko non verranno qui, dato che stanno mangiando. Chi diavolo sei tu? Io? Un Mogeko piuttosto strano. Sì, puoi chiamarmi così. Un po' lungo per un nome. Io? Mogeko piuttosto strano. Oh, per favore, accomodati. Cosa vorresti così vorresti scappare dal castello? Sì. Capisco. Sì. Beh, naturalmente. Allora devi dirigerti ai piani superiori. Superiori? Sì, a questo punto dubito fortemente riuscire a uscire dalla porta principale. Ora che è stata chiusa. Ormai dovresti averlo capito, ma questo non è un mondo normale. Normalmente un umano non dovrebbe stare qui. È un mondo solitario, non sa nessuno. Piuttosto transitorio. In realtà, dato che tutto è praticamente immaginario. Questo è il tipo di esseri che sono i Mogeko. Ah, quindi non sono reali, Mogeko? Ah sì, e tu sei arrivato con un treno, vero? Come lo so? Le parole viaggiano velocemente nel Mogeko Network. Sì, e quel treno ha senso unico. Non puoi prenderlo per tornare nel tuo mondo. Ah? Comunque, c'è una porta in cima a questo castello che ti porterà nel mondo dei desideri. Ci sono altri modi, ma praticamente impossibili per un essere umano. Quindi, usa la porta all'ultimo piano. Sembra la via più affidabile. Beh, vedrai cosa intendo. Secondo me è lui il Mogeko che parlava all'inizio del gioco, quindi... Non dividi me? È perfettamente naturale, dato che anch'io sono un Mogeko. Suppongo che tu abbia paura di Holo. Le mie scuse, sono abbastanza squilibrati. Ho visto. Fanno cose spaventose le ragazze che arrivano a te quando le catturano. Le ho viste molte volte io stesso. Posso immaginare. Ecco perché non voglio che tu finisca allo stesso modo. Altri umani sono venuti qui? Cosa gli è successo? Vorresti davvero saperlo? No, va bene. Sì, probabilmente è meglio così. Giusto, prendi questo. Presunga. Perché un coltello? Posso combattere all'interno del gioco, sarebbe una roba assurda. Prendilo per difesa personale. Per cosa dovrei usarlo? Te l'ho detto ora, per difesa personale. Vabbè. Non è ovvio? Per pugnalare Mogeko a morte. Ovvio. Cosa? Anche se sono molti, non sono molto resistenti. E che se il coltello è speciale, può uccidere Mogeko con un colpo. Che c'è? Perché? Perché sei così amichevole? Sì, in effetti è solo per un capriccio. Ora vai, il tempo sta finendo. Non lasciare che Mogeko ti prendano.
Oh, posso vagare nella stanza. Il diario di Mogeko è piuttosto strano. Molti record... Cosa? No, io non lo leggo. Non lo leggo. Non lo leggo. Preso un porno. Preso un porno. Ma perché? Mi chiedo che libri sono qui. Ma che diavolo? Cosa? Yonaka rimette lentamente il libro sullo scaffale. Stessa cosa? Prosciutto verso Spancetta, scontro fra dei. Allora, quella è Wada Noara, quella è ragazza di Grey Garden. Dai, una foto di Mogeko piuttosto strano nella sua gioventù. È molto bello. La radio di Mogeko piuttosto strano. Sta trasmettendo una lezione di come parlare? Eh? Come cazzo lo dovrei leggere? Come dovrei leggerlo? Preso un porno. Preso un porno. Ma io... Negli oggetti ci sono davvero! R18. Ah. Perché? Perché? Preso prosciutto. No, non ti voglio uccidere. Io non voglio ucciderti. Una stata cadenza naturale di Kurotsuno. E ragazzi, metti stockings, dai. Delle note sono scritte sulla statua. Stupida, stupida, Mogeko, te la farò pagare per questa dannazione. Ok. Una ricevuta per l'acquisto di una rivista porno. Ovvio. Cola e tequila. Mogeko, questo strato sembra essere un gran bevitore. Anche qui? Sì. Della cola rovesciata. Bello. Una poesia scritta a Mogeko piuttosto strano. E non la leggo? Sterminare tutti gli eretici. Va bene. Del tè elegante. Va bene. Eppure guarda, io non lo voglio uccidere sinceramente. Non voglio ucciderlo. Una pianta curativa. Aspetta. Massacriamo che con questo. Ah ok, posso massacrare soltanto quando capita. Eh? Eliminare i Mogeko per la strada con il coltello? Sì. Ammazzali. E nemmeno una singola goccia di sangue. Data 2, dai, così per curiosità. Un semplice dipinto. Cazzo, un semplice, chiamalo semplice. E adesso? Qui è chiuso. Qui è chiuso. E di lì non posso andare. Ora devo andare per forza a sinistra, ho già visto. Ah, che belle cose. Aspetta. Allora aspetta, esci. Fammi vedere un attimo giù che cosa c'è invece. Eh? Morto? Scusatemi. Ah! Che senso ha questa cosa? Qual è il senso di questa cosa, scusa? Vabbè, entra qui. Senza motivo. Why? Why? Un semplice dipinto. Perché un Mogeko così a caso mi fa Mogeko? Ah, sono stanca, ma quanti Mogeko ci saranno qui? Posso andare solo a questa parte per andare al secondo piano? Davvero sarebbe potuto tornare indietro? Se quello che ha detto Mogeko piuttosto strano non fosse vero, potrebbe avermi ingannata. Se non potessi tornare indietro, cercherò di non pensarci per concentrarmi sulla fuga. Beh, finora è stata una serie di eventi estremamente irrealistici, quindi anche la strada per uscire sarà strana. E non posso gettare a spugna, giusto? Sbirciatina. Mogeko. Fuck. Fuck. Devo scappare? Jason! Pane, riso, prosciutto! Mio Dio, cosa sta succedendo? Cosa sta umanamente accadendo? Il tempo è bello oggi, ah fratellone? Sì, è vero. Dobbiamo fare i compiti quando torneremo a casa. Sì. Fratellone, cos'hai? Oh, scusa, non è niente. Davvero? Davvero. Yonaka, vuoi qualcosa da mangiare? Ti comprerò un gelato. Ah, davvero? Sì. Evviva. Così questi flashback casuali vi dà il gioco? Va bene.
sono? Questo è ancora interno, vero? Ma non è questo l'importante. Era una trappola dalla quella di prima, vero? Sapevo che mi aveva ingannata. Sono così stupida. Fratellone, che dovrei fare? Sento come se più andassi avanti, più continuassi lungo una strada sbagliata. Strada rossa. Va bene. Nulla. Da come mai io sono finito in Giumenicchi, scusami? Sembra morto. Sembra non è una cosa abbastanza convincente. Ma che? Ciao! Ora è il momento per una domanda. Puoi mangiare panini o budini di pane? Eh? Ma quale pane non puoi mangiare? Eh? La mia risposta normale sarebbe che cavolo ne so. Quindi che cavolo ne so. Aspetta, cosa? Poverino, l'ho fatto piangere. Me l'ho fatto piangere. Non volevo. Scusami. 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 Non volevo. L'ho fatto piangere. Salva, che questo mi sta dando in fuga. Quanti slot ho, tra l'altro? 20 slot, mi piace. Ne sei consapevole? Di quanto sia gustoso il peperoncino? Quindi... Ah, ok, allora non posso usarlo su di lui, bello. Aspetta, eh. In qualche modo ci posso arrivare lì, secondo me. Mi sembra assurdo mettere una non ci posso arrivare? Oh, ma è un fottuto labirinto di merda, ok. Sorpresa? Non c'è nulla? Ma perché? Perché questo? Cos'è questo suono, scusami? Questo suono strano. Lasciami in pace, voglio morire. Perché non ha la faccia sto mogeco? E allora fatti squartare dal mio coltello. What the fuck? Le sento. Sento le urla delle anime. Ah? Cosa hanno tutti quei cosi? Dimmi che non devo andare contro di loro. Si girerà certamente. Si girerà certamente. Fissare. Perché hanno messo questi dipinti? Sono così inquietanti. Che cavolata. Niente affatto. Ha parlato di quello di dipinto, dai. Chi? Da dove veniva quella voce? Sono proprio qui. Ciao. Ah! Ah! Non puoi scappare da me? Oh, sarà così bene. Yahoo! Fuga. Ehi, aspetta. Bellissimo. Oh cazzo, ma devo correre. Oddio. Oh mio Dio. No, 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 non stupratemi, vi prego. No, scappa, scappa, scappa. Ah, cazzo. No, 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 è chiusa. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Certo, è vero, io ci vado anche lì, eh. Ci vado anche, vedi, ci sono mille mogecco, ma va bene, io ci vado lo stesso. Corri, corri. Troppi mogecco. Perché mi vogliono stuprare? Non ha senso. Questo intero gioco non ha senso. È bene che si respawnano lì, proprio così a cattivo. Che belle cose. Allora, secondo me ci sono i mogecco senza testa, ma va bene. Allora, secondo me io non devo aprire nessuna porta. Prosciutto. Il prosciutto segna la via, sempre. No, secondo me sono morto. Mi sa che sono morto. Cos'è quella roba lì? Ah! Probabilmente era anche la porta giusta. Ma io mi sono fermato a guardare cos'era quella roba arancione. Bello. Ah, ok, posso aprire il menu mentre sono inseguito. Buono. Piastra bene. Però cazzo.
Perché mi vogliono stupire? Però è bellissimo, come appaiono e mi vogliono stupire e mi fanno ma che? Bellissimo. Beh, guardali lì, poverini, si sono buggati verso il muro. Guardali, poveri. Guardali, quanti cazzo sono? Quanti sono? Ah, il prosciutto me l'ha tenuto, ok. No, secondo me ho scazzato tantissimo. Ho scazzato tantissimo, mi sa. Che botta di culo assurda! Che botta di culo! Yonaka chiude la porta. Ehi, apri! Pensi potete scappare da me? Apri! Farà cose orribili se non aprirai! E anche se lo farai! Dannazione! Merda! Ora lo voglio davvero! Vieni subito fuori! Ti fotterò finché non riuscirai più a stare in piedi! Ma perché? No! Delizio prosciutto! Si era dato il prosciutto! Togli il prosciutto! No! Preso prosciutto! Preso un porno! Attracco! Smettete di bussare! Fate silenzio là fuori! Ma ok, cosa entra adesso? Giustamente mi dice nulla. Giustamente. What the fuck? Cosa sta succedendo? Una farfalla. Cosa sta succedendo? Che cazzo di gioco ho preso? Destra, sempre a destra. Nel dubbio sempre a destra. Porta, vai, una porta se mi garba. Larva Mogeko. Perché? Prosciutto! Qualcosa dice comunque se toglievi prosciutto a quell'altro lì morivo, senza motivo, eh. Qualcosa me lo dice. Oh, un'altra porta! Tu? È la ragazza di Pentastalkers, mi sta quella di Splatoon! È lei! Mancano 8 minuti, va bene. Dove potrebbe essere caduto? Ma te c'eri lì? Ehi, ehi, guardami, guarda, guarda! Non ignorarmi! Bellissimo, bellissimo. Il prosciutto è così buono che sforma il mio cervello in prosciutto. Ma ne mangio così tanto ogni pasto che vorrei vomitare. Non puoi semplicemente smetterla? No, grazie. Va bene, va bene. Io una casa sento l'allarmante senza pericolo, sarebbe meglio non entrare. Game over di sicuro. Se, è certamente un game over. Non lo so, in genere funziona sta cosa. Allora aspetta. Riame delle farfalle, che bello. Entriamo qui, giusto per vedere il game over che c'è. Innumerevoli Mogeko larve schiamarono su Yonaka. Che bello! Così i Mogeko nascono dalle uova. I Mogeko si schiudono. Si schiudono dalle uova. Ma va? Le uova? Ehi, hai visto? Ho visto, ragazzo! Mi chiedevo perché c'erano così tanti Mogeko. Molto divertente, davvero. Molto spaventoso, ragazzo. Game over? Ovvio. Bad End 2, insetti. Bello. Continua. A me il gioco è buono, mi fa ripartire da queste da dove sono rimasto. Almeno è buono, dai. Andate di qua invece che c'è? Su. Ok, quanto mi sa che le farfalle non mi dicono nulla. Un Mogeko farfalla! E tanto prosciutto! Ah, buongiorno! Buongiorno? Sono un gruppo rumoroso, non è vero? Senza decenza per me. Per questo li odio così tanto. Perché dobbiamo stare sullo stesso piano, mi chiedo. Perdonami per essermi presentata, io sono la fata prosciutto. La fata prosciutto. Ah, un altro di strano. Ho sentito parlare di te, sei il discorso principale nel castello.
Ma sono appena arrivata! Mia cara, non sai che tipo di posto è il Mogeko Castle? Voglio morire! Sicuramente starai iniziando a capire questo castello, vero cara? Comunque, sei stata un po' sfortunata a esserti ritrovata in un posto del genere. Cara, che problema? Vorrei poterti aiutare? Sì. Ah, ok, ti darò questa. Ho trovato una chiave. Una chiave? Potrebbe esserti utile. Ora vai, mia cara, dovresti affrettarti. Ok, fammi prendere il prosciutto. Non posso prendere il prosciutto. No, non voglio uccidere la prosciutto, Fairy. Perché non posso prendere il prosciutto? Strada intestinale? Perché? Vabbè. E io ancora cerco un senso a questo gioco, ancora lo cerco. Io vedo che per il momento li risparmio quei Mogeko lì, poi boh, uccido solo quelli necessari. Anche come se io sapessi li sono. Sì, ma ti stai guardando? Io ho seriamente paura. Fugone, me lo sento. Prosciutto. Così. Lo yogurt gelato delizioso, dico sul serio, va bene. Un semplice vinto, sì, quel Mogeko fa un occhio solo, ma va bene. Cosa succede? Why? Sei al prossimo piano? Sì, ma fra un momento. Ok, ora posso salire. Sali. No, è andata, Moge. Moge, sì. Se continua così, tutto andrà come Mogetans ha pianificato. What the fuck is happening? Piano 3, qui arriva Mogeko difettoso. Sono già arrivato così presto a lui? Va bene. Altro flashback, va bene, ci sta, ci sta. Fratellone, dove te ne eri andato? Sei stato via per giorni? Ero preoccupata per te. Se fossi stato coinvolto in qualche incidente. Cosa posso fare? Fratellone, sì, ma io non voglio i flashback, io voglio la trama senza senso. No, ancora... Ah, ok, pensavo di non potermi muovere. Tanto ho scoperto che apre le porte in automatico, è molto buona questa cosa. Basta, Mogetan vuole dormire? Se me stia fantasticando con un volto osceno. Posso immaginare se stia sognando. Mi ucciderò domani, guardando l'alba e mangiando prosciutto. Il segreto ai giovani è il latte di soia. Andare a letto presto e svegliarsi presto. È il latte di soia, Moghe. Miau. Ora riposa in pace. Va bene. Allora, è una buona simulazione di malattia, giusto? Ma perché? Sono malati quei Mogeko. Vabbè, fammi vedere esatto dove sono. Terzo piano. Semplicemente terzo piano. Il mio amico è morto, ha la febbre da fieno. Ah, ok. Preso un porno così a caso, ormai prendere porno è normale in questo gioco. Aspetta. Non sono quelli di Wadanuara, questi? Non sono i personaggi di Wadanuara, quello lì è Pen Pen di Evangelion. Vabbè, il casuale è della stessa persona, però non ha senso. È trasmissione l'anime e Lullo di Ghiaccio. Va bene. Va bene. Preso minestrone, così. Ma ha senso raccogliere queste cose oppure no? Il sangue di Dio, molto buona, vincente. Scusami, ma... A quanto pare non perdo gli oggetti guardandoli, però boh. Un soffice caldo letto. Preso un porno, vabbè, ormai è normale. Un semplice vinto. Ormai è normale prendere porno in questo gioco. Qui? Guarda, Mogeko! Dormi con me? No. Oh, che attesa? Ma perché? Un pranzo delizioso, va bene. Ma perché questa cosa?
Sì, vabbè, collezioniamo porno a non finire. Allora, aspetta, fammi salvare qui. Voglio vedere cosa succede se decido di dormire con lui, Sì. Game over di sicuro, ma voglio vedere come muoio. Yonaka ha trascorso una dolce notte con il Mogeko. Ah! Così, semplicemente? Oh, effettivamente... È il Mogeko che ha più cervello di tutti! Cioè, io ho dormito nel suo letto e non mi ha stuprata! Grazie! È il Mogeko con più cervello di tutti! Cos'è il Cosmo? No, cos'è che sta a fare? Che non posso ancora esaminare! Preso un porno, vabbè. Preso un porno. Presi 1000 yen. Prendi soldi, prendi soldi. Prendi soldi, tutti i soldi che puoi. Prendi tutti i soldi che puoi, Yonaka. Ogni singola moneta che puoi. Trentamila yen, vai, mi basteranno. Non volevo ucciderlo. Lui prendeva in giro Mogetan. Sembra morto, vabbè. Tanto ho preso monete e monete, quindi. Qui ci sono stato? Sì, è quello il Mogeko che non mi ha stuprata, grazie. Qui? Faccio incubi ogni notte dove scavo una trappola e per questo vengo sgridato. Eh? Va bene. Preso prosciutto. Va bene, va bene. Tanto io sto ancora cercando un senso a questo gioco. Non ha senso questo gioco. Aspetta. Quanti porno ho tra l'altro, scusami, 23! Sì, vabbè. Anche tu vedi che cosa succede. Perché tutti questi scaffali? Pieni di libri indecenti. Chi l'ha detto che i porno sono indecenti? A certa gente piacciono. Cos'è questo? Yonaka ha preso uno spesso pesante libro. Caccia ai difettosi? Diamo un'occhiata. Noi Mogeko siamo una singola entità. Tutti i Mogeko sono uno dall'inizio alla fine. Ma negli ultimi anni, difettosi di origine sconosciuta sono stati osservati. Loro pensano diversamente da noi Mogeko e sono diventati i nostri nemici. I difettosi possono essere una minaccia per il regno di Mogeko. Se se ne trova uno, va eliminato immediatamente. Inoltre i difettosi hanno un potere incredibile. Cosa stai leggendo? Sono scappata da sola? Oh, merda! Non puoi scappare ora, non puoi. Non più, Mogè, non puoi scappare, Mogè. Il tempo dei giochi è finito. Bene, voi bastardi, catturatela. Mogè che? Cosa? Che cazzo fo? Cosa? Cosa state? Stai ferma per un po'. Dove potremmo portarla? Mettetela in una cella o qualcosa di simile. C'è già lui però. Abbiamo un sacco di celle vuote, giusto? E comunque il ragazzo è incatenato. Come desideri. Bene, allora, metteremo Yonaka da lontano. Poi ci incontreremo per decidere come giocare con lei. Mogeke! Oh, cosa... Ehi, che posto è questo? Lasciate andare, che diamine! Forza! Ah! Ragazza, sei rumorosa. Sai quanto è tardi? Ah? Lui è Mogeko difettoso, vero? Ho visto delle immagini. È Mogeko difettoso. Stai disturbando il mio sonno, sai? Chi sei? Sì? Chi sei tu? Lui è Mogeko difettoso, no? Io sono Yonaka Kurai. E che ci fai qui? I Mogeko mi hanno catturata. Anche tu sei un Mogeko? Giusto, ma sbagliato. Io sono un difettoso, un po' diverso dalla maggior parte di loro. Quindi è di quelli come lui che parlava quel libro. Sembra un'umana, eh? Come sei finita qui? In qualche modo mi sono ritrovata qui. Sei stata davvero sfortunata. Che ha questo tizio? Aspetta, un momento. Avevano detto che mi avrebbero messo in una cella diversa. Quindi perché mi hanno messo qui con te, Mr. Mogeko difettoso? Come mi ha chiamato? Beh, penso vada bene. Comunque credo sia andata così. Loro sono degli idioti, hanno fatto confusione. Hanno fatto confusione? Beh, è probabile. Sono Mogeko. Come se sapessi cosa comporta.
Signorina, fate un favore e scappa subito a questo castello. Se potessi, l'avrei già fatto da molto tempo. Il magheco piuttosto strano al primo piano mi ha detto andare al piano più alto per tornare. Beh, non ha sbagliato. Se arrivi in cima, sì, può andare nel mondo che desideri. Quindi è vero? Cosa? Non credevi a che ti ha detto Mugeko piuttosto strano? Beh, pensavo mi avessi ingannata. Beh, non posso biasimarti. Lui e tutti gli altri sono Mugeko alla fine. Beh, buona fortuna. Come puoi vedere, sono incatenato qui. Sono trattenuto per la mia esecuzione fino a per la mia esecuzione domani. Esecuzione? Mi hai sentito? Cosa? Che ti aspettavi? Io sono un difettoso. Non dovresti scappare? Hai resistito abbastanza tutto questo. Inoltre, non posso togliermelo. Non ho potuto togliermi questo. Una palla e una catena. Una palla e una catena? Se solo questa chiave funzionasse su quello... Ehi, tu! Che c'è? Dove hai trovato quella chiave? Al piano precedente, l'ho avuta dalla fata prosciutto. Capisco. Dammela in prestito. Ho liberato Mugeko Difettoso? Bene, puoi riaverla. Te lo sei tolto? Grazie signorina, sono libero grazie a te. E ora sono annoiato, ti aiuterò. Hai capito, con la tua fuga. Oh mio Dio, Mugeko Difettoso che mi cammina dietro, che carino! Una palla e una catena. Oh sì, tu hai la chiave? Funziona ovunque nel castello. Beh, quasi ovunque. Le serrature sono quasi tutte uguali. Ma perché? No, chiedelo a me. Ma che cazzo? Ma qual è il senso di questa cosa? Yonaka Defect Mugeko. Bello. Oh mio Dio, troppo bello sto gioco. Da cosa sto giocando? Un'ora! Ok, beh, gente, io mi fermo qui. Mi fermo qui, gente. Questo era Mugeko Castle. La prima parte di Mugeko Castle e mi sta già piacendo il gioco. E a quanto ho visto mi sa che ho già fatto veramente tanta strada nel gioco. Quindi, qui è 2087, questa è la prima parte di Mugeko Castle. Spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace. Perché mi viene a fare la sua vecchia? Colpa di Mugeko che mi rincoglioniscono, gente. Spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, un prosciutto. E noi ci vediamo al prossimo video, gente.